Sì, in realtà io ho avuto la grande fortuna di iniziare il mio percorso italiano in carosello. Il primo anno arrivai nel 99, gennaio del 1999, e iniziai con un contratto di consulenza. Eravamo in pochissimi, c'era con me Dario Giovannini che ha parlato prima. E con cui ho condiviso un percorso di 12 anni, un'azienda da cui ho imparato tutto. Ho imparato anche una cosa importante, che il valore di un investimento, il valore di un'etichetta indipendente che investe capitale italiano, di un portafoglio di un imprenditore italiano, è un valore inestimabile, che probabilmente in questi anni non è stato comunicato. La mia storia poi prosegue. Io nel 2009 lascio Carosello, con cui sono ovviamente sia con la proprietà che con il management in splendidi rapporti. La lascio per una esigenza personale di diventare imprenditore, lanciandomi in una sfida assolutamente strana, perché in quel momento, 2009, Renato Zero lascia la Sony per sostanzialmente diventare imprenditore di se stesso. Ha bisogno di una distribuzione, di un distributore, e si affida alla società che forniva servizi di distribuzione alle major, che si chiamava Log Service. Ecco, il presidente di Log Service, il grande capo, conosciuto 2 anni prima ad una convention della Warner, mi dice: perché non facciamo una società insieme? Ci inventiamo un modello di business, inventa tu, fai tu, io non saprei cosa fare, perché tanto questi qua tra 1, 2 anni, 3 anni lasceranno il nostro paese, accentreranno la logistica in Francia o in Germania e io non avrò più lavoro per la musica. Cosa ci possiamo inventare? E lì nacque l'idea di disintermediare il concetto di rapporto tra artista e casa discografica. Si stavano iniziando ad affacciare i primi social network, quindi l'idea poteva essere quella di dire: bene, se un artista oggi comunica direttamente ai propri fan e quindi ha bisogno di meno strutture da un punto di vista economico da mantenere, può affidarsi ad un promoter radio, ad un promoter che faccia la stampa e andare da solo, diretto al mercato, ma avrà bisogno di una società che lo distribuisce, che quindi, avendo noi già l'infrastruttura per poter distribuire, per far arrivare materialmente i CD nei negozi, avevamo tutti gli indirizzi dei negozianti, sapevamo tutti gli indirizzi, avevamo il corriere di proprietà, e quindi in un battibaleno abbiamo messo su una rete vendita dedicata sia sul canale del trade specializzato, sia sulle grandi superfici specializzate che sulla grande distribuzione. Oggi, io nel 2014 sono diventato, diciamo, azionista di maggioranza dell'azienda, l'ho acquisita. Ed oggi, lo posso dire con grande orgoglio, Artis First è il terzo player italiano sulle novità. E questo, da un certo punto di vista, fa capire come sia cambiato davvero il mondo, ma c'è un valore importante che va espresso, cioè quello che ci sono imprenditori italiani, ci sono artisti, ma ci sono soprattutto imprenditori in Italia. Parlavamo con il presidente Limongelli l'altro giorno, pensiamo ci possano essere 800 tra produttori e imprenditori che ogni mattina si svegliano e cercano di creare valori con la musica. Andiamo indietro negli anni. La storia e il tessuto culturale di questo paese è cresciuto con artisti come Enzo Iannacci, come Giorgio Gaber, come Vasco Rossi, e in ultimo anche con investimenti di imprenditori come Maria Maionchi su Tiziano Ferro. Tutti i successi di cui oggi godiamo, beneficiamo, guardavo ieri un documentario su Lucio Dalla, senza Gianfranco Reverberi probabilmente quella cosa lì non sarebbe diventata quella che è. Senza l'istinto dell'imprenditore che vede un diamante grezzo e riesce a capire forse prima degli altri che quel diamante può essere pulito, può essere sgrezzato, può essere tagliato a dovere per farne diventare un diamante che splende nella nostra storia, che è uno spunto di aggregazione importante. Senza gli imprenditori italiani che hanno
negli ultimi anni creato artisti e lavorato su artisti come Ermal Meta, Negramaro, Andrea Bocelli, Mina, oppure i nuovi Levante, The Giornalisti, oppure Massimo Ranieri, oppure Modà. Non ci sarebbero concerti. Gli impresari senza gli imprenditori italiani non potrebbero fare i concerti che fanno. E quindi quanto valore produce oggi un imprenditore che la mattina si sveglia con una canzone nella testa, chiama l'artista e gli dice: senti, dobbiamo andare in studio, ho avuto un'idea. E quelli continuano a esistere. Oggi c'è tutta una nuova generazione di imprenditori che inizia a fare e a lavorare su artisti che hanno un gran senso. Penso a Motta, penso a Gazzelle, a Canova, penso a Bomba Dischi con Calcutta. Tutte realtà che nascono da microstrutture che sognano di creare i successi di domani, così come all'epoca Nanni Ricordi o Alfredo o Giuseppe Gramito Ricci o Piero Sugar o Caterina Caselli, che con la CGD era una realtà incredibile, oggi con Sugar Andrea Bocelli nel mondo, la nostra bandiera italiana. Questo è un valore inestimabile, è un valore che però non è commisurabile con quello che poi alla fine ogni imprenditore alla fine dell'anno ha. Qua parliamo di streaming, parliamo di musica ovunque, parliamo di modelli di business, però attenzione, perché noi se parliamo di streaming non parliamo di quanto valore, di quante idee, di quanta creatività ci mettiamo in tutto quello che facciamo, se non ne parliamo, se non celebriamo questa cosa, se non le diamo un valore, lo streaming ci ammazzerà. Perché l'all you can eat come modello non ha oggi la percezione di tutto il lavoro che c'è dietro. Oggi un album probabilmente diventa vecchio dopo un mese. E su quello che diceva Dario prima sono assolutamente d'accordo. Basta un mese e l'album diventa vecchio. E quindi dopo qualche tempo esce da 3 settimane un album, i fan continuano: quando farai il nuovo album? Come se l'album fosse diventato un episodio, non più una pietra miliare, l'oggetto di un lavoro di 2 anni, di 3 anni, di 5 anni di un artista. E allora davvero gli imprenditori vanno riconosciuti. Ci sono tutte le altre categorie dell'intrattenimento, compresa quella degli impresari, che oggi hanno avuto delle facilitazioni nell'IVA, eccetera. Per anni gli imprenditori hanno chiesto delle agevolazioni sull'IVA che non sono mai arrivate. Però senza gli imprenditori italiani, senza quella categoria di persone che ogni mattina ha dei dipendenti, ha soprattutto macina migliaia di chilometri in macchina per raggiungere gli artisti in studio o andarli a salutare dopo un concerto. Ma quale lavoro ha questa fatica e questa usura? Questo è divertimento, perché ci divertiamo, è musica, però è un lavoro che ha un grandissimo impegno e servono tantissime risorse. E che impatto ha l'investimento di un imprenditore rispetto a quello che una major oggi fa su un artista? Vale 10, 100, 1000 volte di più. Perché proviene da un capitale privato. Il rischio di una persona che si priva di 50, di 60, di 70 mila euro per investire su un artista prima che arrivi la casa discografica e lo firmi, ma quello è un valore inestimabile. Sono eroi, sono i nuovi Panda, lo dicevamo. Quindi secondo me il valore della creatività indipendente deve partire, deve ripartire dagli imprenditori, deve ripartire soprattutto dal fatto che oggi quel patrimonio va tutelato, va valorizzato, perché nessun altro lo celebra, perché oggi purtroppo non veniamo riconosciuti. Quella categoria, la categoria di chi crea i successi di domani, restano le canzoni, restano gli artisti, ma spesso si parla poco di chi è dietro le quinte. Ecco, chi è dietro le quinte e chi ha messo anche i soldi, beh, credo che meriti tantissimo rispetto. E credo che forse con il cambiamento e con l'avvento dei nuovi modelli di business dovremmo farci sentire un po' di più. Dovremmo cercare davvero di tutelare questo aspetto. Pensate che nel mondo un terzo della musica del pianeta è indipendente.
una degli ultimi artisti nati a livello internazionale, Adele, è stata creata in una società indipendente. E tutto questo però nessuno lo sa. Quando ne parliamo e quando vedo tra voi molti addetti ai lavori che la mattina si svegliano con quella passione e quegli occhi che cercano di percepire e capire quale può essere l'elemento, l'ingrediente per rendere più forte l'album e il progetto, beh, allora lì c'è il sogno, c'è la voglia, e questo sicuramente non è pagato, ma andrebbe almeno detto. Quindi ringrazio PMI per aver fatto questo panel, perché il valore della creatività e soprattutto il valore e il coraggio degli imprenditori. Grazie Claudio.